Ma ti vuoi morire? Non per altro, mi stai simpatico. Però poi finisco proprio i colpi. Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video qua per Gaster, per provare insieme Hatred. Spero di averlo pronunciato bene. Chi ha voglia di un gioco allegro? Beh, è il momento di uccidere, è il momento di morire. Non so niente, ho addirittura spuntato nel menu iniziale l'opzione di saltare il tutorial, quindi buttiamoci immediatamente, ma con una cappa in mano non ci va molta immaginazione. Siamo dei goticazzi col trench di pelle lungo, con la cappa in mano, cazzati neri, capelli lunghi. Dove vai tu? Fantastico, a parte che mi riporta indietro nel tempo con questa visuale dall'alto un po' isometrica e poi un po' di violenza. Oh, gratuita. Possiamo anche entrare in casa con le cinematic live dei nemici a cui spari. Fantastico questo gioco. Ho paura che da un momento all'altro possano arrivare delle forze dell'ordine di qualche tipo, data la rivolta violenta del nostro personaggio. Ma finché non lo fanno, godiamoci la distruzione. E non è mica fatta male. Muri che esplodono, esplosioni fatte bene. Ragazzo mio, anzi ragazzi miei, gran gioco inaspettato. Non è nuovissimo, non è uscito da pochissimo, però essendo che io non l'avevo mai visto, ho pensato, beh, magari anche qualche cacciatore se l'era perso. Io dicevo che qualche poliziotto di quartiere arrivava. Finché non arrivano quelli con i carri armati tipo GTA, andiamo bene. E dicevo, essendo che io me l'ero perso, magari anche qualche altro cacciatore se l'era perso, allora vale la pena dargli un'occhiata tutti insieme. Tu col piumino, dove vai? Il piumino... Non è che giacca è il piumino, questa è una giacca, giacca di pelle lunga. Io non capisco, non avete stile nel vestirvi. Aiaiaia. Ho finito i colpi della K. Troppi poliziotti. Io corro. Chiudo in bagno. Eh no, non è un'ideona. Usciamo la K e aspettiamo dietro la porta. Vieni. Ti insegno io a portare i giubbotti giusti. Magari essendo poliziotti il giubbotto di pelle ce l'hanno. Non è detto. Posso salire in macchina? Allora scusate, ritiro tutto. Non è un gioco bello, un gioco fantastico. Mi domando quanto sia grande la mappa. Ma raga, ma qua è un party? Un party, avete detto? Un party dove non si ascolta musica metal! Vi insegno io a ascoltare la musica giusta, ragazzotti iniziati da 4 soldi. Dio mio. Però non si può dire che non abbiamo fatto un'entrata in grande stile alla festa. Non si può di certo dire. La polizia vuole copiarmi. Allora, usciamo da sta baracca. C'è un'uscita sul retro, sarebbe molto gradita, ma c'è sempre un'uscita sul retro nelle case americane aperta. Questa è una cosa che ho sempre pensato, se uno avesse una pistola, guardate che sparare a uno con una pistola non è facile secondo me beccarlo. Uno potrebbe comodamente sparare 2-3 caricatori e non prenderlo neanche una volta a una media distanza. Sento degli altoparlanti della polizia. C'è una stazione di polizia nelle vicinanze? Qua ci sono delle macchine della polizia. Due macchine della polizia parcheggiate. Dobbiamo essere alla stazione di polizia. Mamma mia, questo fucile a pompa. No, troppo lontano per il fucile a pompa. Se solo sapessi come si lanciano le granate, sareste tutti già morti. Esecuzione. Che schifo. Ho sparato due colpi a stella che sono saltati in aria. E lì dentro giustamente sono tutti poliziotti. No! Me la sono lanciata addosso. Ma adesso la porta è sfondata.
Mi sono ucciso da solo con la granata! Non ci posso credere! Non so se sia più un gioco tipo a obiettivi dove devi andare, magari se conquisti la festa, se conquisti la stazione di polizia guadagni i punti, oppure si guadagnano punti semplicemente massacrando in giro e portando il black metal nel mondo. Siete venuti a portarmi la macchina per andare a fare un giro. Troppo gente. Sono qua! Qua. Mamma mia, anche con la pistoletta ormai. Ah, ecco, vedete, abbiamo gli obiettivi. Distruggi il party. Questa volta da signori, entriamo. Aiissima. Bam! Sono tornato! Mi hanno detto che avete ordinato una bomba a mano per la festa! Madonna mia! Non so, qua sotto nei commenti se è stata più spettacolare questa entrata o la prima. Granata di sotto. A voi ragazzi, a voi, divertitevi. Una zona di guerra. Com'è possibile che un solo uomo abbia potuto fare così tanto danno? Beh, penso che l'obiettivo di distruggere la festa sia andato a buon fine. Distruggiamo anche il garage, così siamo. Riprendiamo la macchina e andiamo alla stazione di polizia, dove ci aspettano. Prima abbiamo disatteso il nostro appuntamento con la morte e il black metal alla stazione. Guardate, c'è anche l'irrigatore. Guardate che è fatto davvero bene sto gioco. Perché pugnali le chiappe della gente? Sei terribile. Granata dentro? Non troppo dentro. Potevo lanciarla più dentro. No, ma io scherzavo, scherzavissimo. È permesso? Non è permesso. Andrò a piedi. Massacro all'S lunga. Questo è per non essere andati a comprare al mercatino di mia zia che ha dovuto chiudere. Non lo sento proprio come un lavoro finito se non ci entro in macchina. In mezzo proprio. Ah, sapevo che i grandi che hanno fatto questo gioco avrebbero fatto ogni oggetto degli scaffali cappottabile. Io ci butto la macchina dentro e la faccio esplodere per la scena da film proprio che stavo cercando. Guardate, oh, questo è un assalto all'S lunga come si deve. Ok, terzo resuscito questa volta. Riusciremo a prendere il controllo della stazione di polizia e mostrare una falla nel sistema di protezione anti pazzi furiosi di questa città? Oh, ma quello... Oh, ma non ci credo, quello in cella mi sta sparando con un fucile a pompa. Dove l'ha trovato? Io volevo addirittura salvarti, perché eri uno dei nostri. E invece era uno sbirro sotto copertura. Oh, guarda che c'è ancora molti, ce ne sono molti fuori. Poi c'è ancora il piano di sopra, nel quale mi rifugierò, stavo per dire. E invece è il piano dell'imboscatona della morte. Anche qua dentro, no. Quanti ne siete, ragazzi? Quanti ne siete? Meno male che c'ho il respawn all'S lunga. Ok, abbiamo ripreso possesso della stazione, ma i rinforzi continuano ad arrivare. E sappiamo che al piano di sopra si camperano come le merde. Ok, qua è dove sono morto, prima. Le canaglie sono già scappate perché sapevano che la mia rabbia sarebbe stata terribile. Obiettivo completato. We'll be right back.
Ma ti vuoi morire? Non per altro, mi stai simpatico. Però poi finisco proprio i colpi. Ah, vedete che ci sono anche i civili nelle fogne. Poveri barboni, no? Mi metto nelle fogne, almeno lì nessuno mi darà fastidio. E invece arriva Hatred, cazzato nero. Ma cacciatori, con l'ennesima sparatoria di questo allegro giochino sanguinario splatter, io vi dico che per questo video potrebbe essere abbastanza. Vi ricordo, sono Bergaster, il sanguinario metallaro. Un commento qua sotto, non è mai sgradito. Magari si potrebbe anche fare un secondo episodio se viene fatta la cosa. E noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi. Oh! Ah! No, stavo addirittura cercando su YouTube. Come c'è un pesce!